Buonasera, mister. Ciao, Radia, come va? Tutto ok, grazie. Senta, dovrei dirle una cosa. Vuoi bere qualcosa prima? Del tè, un caffè? O anche una bottiglia di Blatina, se vuoi. Blatina? Ma è un vino rosso del mio paese. Certo, lo so. Ho pensato che, visto che te sai giocare in ogni ruolo, magari anche il vino della Bosnia andava bene per ogni occasione. Tutti i miei amici a cui l'ho regalato ne sono andati matti. Ah, mi fa piacere. Beh, comunque, mister, dovrei dirle una cosa. Sì, parla, ma intanto cosa vuoi da bere? Niente, sono a posto. Ok, spara. Cosa devi dirmi? Ascolti, ho ricevuto un'offerta. Un'offerta? In che senso? Un'offerta di lavoro. Un'altra squadra mi vuole. Un'altra squadra ti vuole? Beh, è naturale, sei un fenomeno. Vabbè, ok, ma gli hai già detto di no, vero? Ecco, in realtà no. No, nel senso che gli hai detto di no? No, nel senso che non gli ho detto di no. Aspetta, aspetta, troppi no nella frase, non ci sto capendo un cazzo. Hai detto di sì o di no? Non ho detto di no, ma neanche sì. Rade, non sto capendo. In campo sei molto lineare, fai delle cose semplici. Ora ti stai incasinando per niente. Hai detto di sì o di no? E poi che squadra ti ha chiamato? Allora, mi è arrivata un'offerta dal Fenerbahçe. Una gran bella offerta. E onestamente sto pensando di accettarla. Il Fenerbahçe? Ma che cazzo? In Turchia? Ma tu i capelli li hai? E che c'è? No, per dire, di solito chi va in Turchia lo fa per i trapianti, no? No. La Turchia è enorme, è piena di storie, è accogliente. E poi cosa? E poi mi danno un sacco di soldi. Un sacco di soldi? Ma che dici, Rade? Guarda che la moneta è diversa. È come quando qua in Italia ce n'ha le lire. I miliardi di lire non sono miliardi di euro. Ti vorranno fregare questi, te lo dico io. L'offerta me l'hanno fatta in euro, mister. Mi hanno offerto più di 3 milioni. 3 milioni di euro? E che cazzo ci vai a fare? Qua ne prendi 5, sei impazzito. Mister, ma io qui non ne prendo 5. Ora ne prendo 1,1. Ma cosa stai dicendo? Ma se sei il più forte della squadra? Forse per lei. Però prendo 1,1. Sono uno dei meno pagati della squadra. Prendo giusto un po' più di Adli, per intenderci. Lui prende 0,8. Chi è Adli e perché prende così tanto? È uno dei suoi giocatori, mister. Quello coi capelli ricci. Prende così tanto perché comunque fa parte della prima squadra. Non so chi sia. Ma com'è possibile che tu prenda così poco? Sai fare ogni ruolo, non ti lamenti mai. Sei intelligente tatticamente. Ti alleni sempre al massimo. Ti ho messo titolare in tutte le partite decisive della Champions. Mister, apprezzo che lei mi apprezzi. Ma soltanto lei pensa questo di me. In dirigenza non mi daranno mai i soldi del Fenerbahçe. Per i tifosi sono una pippa. E poi ormai è cambiata a mezza squadra. Non c'è quasi più nessuno di quelli che ha vinto il campionato 2 anni fa. Non ci sono Frank, Sandro, Paolo, Zlatan. Capisco. Beh, però ci sono io, no? Lo so, mister. Ma comunque è arrivata un sacco di gente nuova. Rischio di giocare poco ed essere pagato molto meno dei miei compagni. Sa che De Ketelaere prende più del doppio di me. Ma che stai dicendo? Vabbè, tanto lui l'abbiamo mandato via, no? Mi ha detto che forse resta perché i suoi agenti chiedono troppo di commissioni. Ma che cazzo? Chiedono le commissioni. Dovrebbero pagarci loro a noi. Vabbè, calma, calma. Una crisi alla volta. Come faccio a farti rimanere? Non lo so. Forse sotto sotto ho già deciso. Vabbè, Rade, andiamo al succo della questione. Vuoi andare via per soldi e perché non sei titolare, vero? Sì. E mi sono anche stufato di stare in Italia. Sono qui da 8 anni ormai. Vorrei provare una nuova esperienza. Capisco. Beh, senti qua. Innanzitutto, con tutti gli stranieri che sono arrivati, non ti sembrerà più di essere in Italia. Ormai siete rimasti in 3 o 4 a parlare italiano a Milanello. Questo è vero. Per quanto riguarda la titolarità, non vedo problemi. Nella mia carriera ho allenato centinaia di giocatori. Tu sei l'ottavo che ho schierato per più volte. Davvero? Non lo sapevo. Certo. E con gli addii di Tonali, Brahim e l'infortunio di Isma potreste addirittura arrivare in top 5. In top 5? Certo. Forse addirittura nel podio se mandiamo via Salmekers e Calabria. Teo, Leao e poi Krunic. Così mi lusinga, mister. Non sto raccontando favole. Sai quante volte hai giocato 0 minuti da gennaio in poi? Sì, 4 se non mi sbaglio. Esatto. Sai quante volte abbiamo vinto in quelle partite? 0? Esatto. Rade, tu mi servi qui. A Milanello. O forse dovrei chiamarlo Little Milan. Con tutti questi stranieri sarebbe meglio cambiargli il nome. Ma a quello ci penseremo dopo. Mister, io sono davvero grato per le sue parole. Ma l'offerta del Fenerbahçe è quasi irrinunciabile. 10 milioni in 3 anni a 30 anni. Hai detto che qui prendi 1,1, giusto? Quanto prende De Ketelaere? 2,2, il doppio di me. Ok. E quell'altro, Amir, quanto hai detto che prende? Adli? Sì, lui. 0,8. Ok, fammi fare due conti. Tu prendi 1,1. Ne aggiungiamo 2 da De Ketelaere e 0,8 da Altair. Adli? Sì, lui. Se la matematica non mi inganna, mandando via quei due e girando il loro stipendio su di te, andremo circa a 4 milioni. Più di quanto ti offre il Fenerbahçe, giusto? 4 milioni? Per me? Che ne dici? Non ti piace l'idea? Beh, certo, un po' mi stuzzica. 4 milioni per 3 anni. Ma che 3? 6. 3 da giocatore. 2 opzionabili e poi uno nel mio staff. Ma che dice, mister? Ma lei può fare un'offerta simile? Il club cosa risponderà? Oh, non ti preoccupare, Jerry è un mio amico e Giorgio credo voglia andarsene anche in vacanza. Non ne può più di fare trattative. Se gli portiamo il foglio solamente da firmare ci ringrazierà. Quindi mi faccia capire, vorrebbe darmi quasi il quadruplo di quanto prendo ora. Sì, allora? Quanto prende Teo? Quanto prende Leao? Quanto abbiamo offerto a Maignan? I perni del mio Milan sono i giocatori più pagati. Io pensavo che tu già prendessi quanto loro. Ma quindi mi considera ancora un perno? Nonostante l'arrivo di Renders, Musa e tutta quella gente lì. Certo. Vuoi giocare playmaker, trequartista, esterno, mezzala, terzino. Se Johan Cruyff fosse ancora vivo credo che tu gli andassi a genio. A Johan Cruyff? Certo, sai giocare dappertutto. Ma mister, è sicuro di quello che dice? Non è il vino bosniaco a parlare? Sì, effettivamente quello è bello forte. Ma sai com'è? In vino Veritas. Ci penso allora. Ma a cosa devi pensare? Tra 2 settimane il campionato inizia. Lo so. Vabbè, ho capito. Quanto prende Salmekers? Credo 1. Ok. Di ritrovarsi una squadra entro sabato. Il suo stipendio va a te. 5 milioni. Sei più pagato di Teo. Oddio, mister, forse ora è un po' eccessivo. I tifosi la linceranno. Vabbè, sono abituato. Ma è sicuro? Se questa è l'offerta, io accetto subito. Sono sicuro. Anzi, dammi il tuo telefono. Fammi il numero di Ali. Adri. Sì.
Sì, lui, chiamalo. Sì, Eddie? Adli, signore. Sì, sì, tu. Guarda che è finita, sei fuori. Lo so, mister, non ho mai giocato quest'anno. No, 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 fuori, fuori. Te ne devi andare. C'è stata una riorganizzazione aziendale. E che vuol dire? Che costi troppo, via. Ma sono il meno pagato della rosa. Lo so, anche a me fa male. Ma devi andare così. Buona fortuna, Adil. Adli. Ok, fuori uno. A Salmekers diglielo tu, Rade. Tanto l'ho messo terzino apposta per farlo andare via. Credo volesse andarsene comunque. Mio Dio, mister, ma tutto questo per me? No, per il Milan. Il Milan non può esistere senza di te. Oddio, grazie, mister. Quest'anno giocherai playmaker accanto a Reinders, ma anche mezzala. All'occorrenza terzino destro e poi proseguiremo con il percorso che abbiamo iniziato a gennaio. Quello come terzo portiere, intende? Sì, ma Tatarugiano non c'è più. Lo so, ma non voglio più trovarmi in situazioni simili. Tu prosegui con il protocollo. Ok, quindi mi offrite 5 milioni per 6 anni. Proprio così. Ma se nel mentre lei dovesse andarsene o essere licenziato, mi ringrazieranno comunque. Ne è sicuro? Certo. 2 anni fa nessuno ti considerava forte tranne me. Ora siamo già a un buon 20% che ti vede per quello che sei. La percentuale credo si alzerà ancora. Ok, allora accetto. Perfetto, perfetto. Ah, Rade, ora che torni negli spogliatoi, fammi un favore. Mandami qui Messi. Ho una proposta anche per lui. Sì, pronto, agenti di Decatelare? Ascoltate, Maldini ha perso il posto. Furlani non dorme da 2 mesi per trovare una squadra. Io mi sono preso migliaia di critiche perché non lo mettevo. Il club ha speso quasi 35 milioni. Il giocatore si è perso. Dall'affare Decatelare ne siamo usciti tutti male tranne voi. Che già un anno fa vi siete intascati la percentuale sulla sua cessione. Cercate di non rompere troppo, per favore. Se resta qui un altro anno vi stonierete qualsiasi altra commissione. Non lo venderete mai più. Preferisco persino Ali a lui. Adli, sì lui. Accettate l'offerta dell'Atalanta e non fate troppi preziosi. A me servono i soldi del suo stipendio. E a Charles serve cambiare aria. Se accettate vi do un vino bosniaco. Non sarà il Blatina. E invece sì. Ok, allora andiamo a Bergamo. E aspettiamo la cassa di vino. Certo, certo, ve la porterà Adli. Ad... Ah no, stavolta l'ha azzeccato. Sì, finalmente so come utilizzarlo.